per la squadra che ospita questa sera il Panathinaikos, con Zelimir Obradovic in panchina, con Dejan Bodiroga in campo. Scusate se è poco, palla 2 che viene controllata proprio da Dejan Bodiroga e va nelle mani di Mula Mula, come lo chiamano qui in casa Fortitudo, Damir Mula Omerovic, playmaker croato, su cui salta Gregor Busca su questa situazione di cambio. Palla dentro per Middleton che sbaglia, rimbalzo di Giannis Giannulis, fallo per Andrea Meneghini, subito prima sorpresa per coach Obradovic, che lancia nel quintetto Giannis Giannulis, lungo ex PAOK che Matteo Bonicioli e il suo staff tecnico non hanno visto moltissimo, perché finora è stato poco utilizzato. Classica mossa di coach Obradovic. Classica, anche viene da Asa Nikolic, secondo me, questa storia qui. Nikolic era uno che voleva far partire un giocatore sorpreso in quintetto base per tenere anche fuori situazioni di palle, anche freschi grandi cambi come Johnny Rogers. Tiri liberi per Giannulis, il primo sbagliato dal giocatore greco, un giocatore che in Eurolega ha avuto finora un massimo di utilizzo di 13 minuti contro il Buducnost, poi 12 contro lo Zadar, ma è una vittoria di 38 punti e quindi una volta 10, una volta 7 minuti, normalmente gioca di più Papadopoulos. Quintetto che è completato da Pepe Sanchez, che mette pressione su Basile, da Bodiroga che ha copiato con Milic, da Middleton che lavora su Eftimo, Vulaomerovic invece per Andrea Meneghin, deviazione di Juan Ignacio Pepe Sanchez, un giocatore che secondo me, se non ci fosse da tirare a canestro in questo sport, sarebbe fenomenale anche a livello NBA. Guarda, esattamente, lui è un giocatore difensore, passatore, palleggiatore, grande visione di gioco, ma non è un realizzatore. Soprattutto visione di gioco veramente fantastica, quella che un po' difetta a Milic, che qui però scarica bene per Fucca, poi a rimbalzo d'attacco Marco Milic, va a bersaglio la Fortitudo, attenzione ai rimbalzi d'attacco con Eftimo, con Fucca e con Skipper, scusate, e con Marco Milic. La Skipper ha veramente tantissimo da questo punto di vista, mentre c'è una trattenuta ai danni di Daryl Middleton. Non a caso la Fortitudo è al numero uno della classifica della Boxing Cup, campionato italiano, con 13 rimbalzi offensivi di media. Well, anche Fortitudo forte, ma attenzione anche a questi ragazzi qua da Panathinaikos, preso un rimbalzo in attacco Giannulis subito, quindi sarà molto importante il taglio fuori sia da una squadra che dall'altra. Intanto fanno a sportellate Gregor Fucca e Daryl Middleton, e il fischio dell'arbitro croato Radic, questa volta da torto all'ex componente della squadra di Arese nel campionato italiano, con Daryl Middleton che col passaporto da comunitario può fare la differenza. Lo vedete qui sullo sfondo lavorare contro Gregor Fucca, cerca di usare i suoi chili in più, ma alla fine va a commettere fallo. Recupero importante per la Skipper, palla dentro per l'uno contro uno di Eftimo, linea di fondo del franco bulgaro che subisce il fallo. Andrei Lunetta per due tiri liberi, giocatore con piedi buonissimi, soprattutto visto la struttura corporea. Esattamente, Flavio, c'è una grande sorpresa. Per me era una sorpresa negli europei con la Francia, e ha confermato tutto qua, un giocatore estremamente utile e, come dicono gli allenatori, positivo. Va a bersaglio Vasco Eftimov dalla linea dei liberi e questo è un mini evento, 5 su 15 finora in Eurolega per lui, segna anche il secondo, 2 su 2 è ancora più un evento, anche il campionato italiano è sotto il 50%, 48,7 per l'esattezza, 4-1 il vantaggio della Skipper, il picchero all'alto centrale tra Mulaomerovic e Giannulis, bello lo scarico nell'angolo per Pepe Sanchez che, ripetiamo, non è un gran tiratore, qui però deve tirare per esigenze di copione, va Meneghin a scaricare per Basile, dentro per Gregor Fucca che viene immediatamente raddoppiato con recupero poi di Middleton, brutto passaggio, recupero che viene perfezionato da Bodiroga, perde la maniglia, ancora una volta giocata di impatto difensivo di Marco Milic. Marco Milic è un atleta, Flavio, e qui ha però anche di dire che Bodiroga, grande trattatore di palla, ha cercato una virata e ha perso la palla. 8 minuti e 20 per chiudere il primo quarto, Basile dal palleggio contro la difesa sempre individuale predisposta da Zelimir Obradovic, Bodiroga che insegue Milic, attenzione alle mani di Sanchez, poi ancora un pasticcio combinato subito dopo un recupero da parte del Panathinaikos, ancora un recupero di Milic che mette la palla nell'angolo per la tripla di Meneghin, sbagliata, Eftimo a rimbalzo d'attacco, altro extra possesso per la Skipper, linea di fondo possibile per Marco Milic che forza il passaggio, deviazione col piede, altri 24 secondi per la Fortitudo, Obradovic pulente, quando recuperi una palla non puoi perderla subito. Assolutamente no, però Flavio, bisogna dire, due grandi squadre, grande atletismo in campo, succede.
e Fucca dalla media distanza va a bersaglio. Finora non ha segnato dal campo il Panathinaikos, vuole più attacco. Zelimiro Bradovic è pronto sulla sede del cambio, c'è Cori Albano che abbiamo visto al campionato italiano con la maglia di Verona, bel blocco per Sanchez, poi la ricezione per Middleton che schiaccia per terra per Bodiroga, uno contro uno dal post basso, non ci sono raddoppi predisposti dalla skipper, Midic tiene molto molto bene, altra palla dentro per Bodiroga, difesa perfetta di Midic, sbaglia Bodiroga, poi Eximo va rimbalzo dopo il tocco di Giannulis, continua a essere a secco di punti dal campo la formazione greca, passi nell'interpretazione di Radi per Gregor Fucca, palla persa per la skipper. Non condivide le decisioni arbitrali, comunque Obradovic molto arrabbiato con Giannulis che non ha tenuto Fucca e Cori Albano già in campo per la sua difesa. Giannulis che viene accolto da qualche parola veramente ad hoc di coach Obradovic, Sanchez per Molaomerovic, va dal palleggio per Dea Bodiroga, pick and roll con Middleton, arriva il fischio arbitrale, stavolta va contro Vasco Eftimov, recupero di palla per il Panathinaikos, ma sono stati giocati praticamente 3 minuti e il Panathinaikos finora dal campo non ha segnato, 0 su 3 in tutto. Circolazione non particolarmente fluida per la formazione greca che ovviamente vive un po' ad Atene la stessa situazione che vive a Bologna la skipper, ovvero sia il rivale proprio in casa nell'Olympiakos, sbaglia Albano da lontano, poi Eftimov a rimbalzo spazza via tutti, recupero perfezionato da Basile che fa viaggiare Marco Milic, Meneghin che ribalta per lo stesso Basile, marcato davanti Eftimov, bel taglio di Meneghin che segna al volo, gran canestro sull'asse Basile Meneghin, bella assist, bel preso il palla in aria, poi è un gioco spettacolare anche per la semplicità. 8-1 skipper, primi 2 punti per l'ex varesino, il palleggio spendibile da parte di Molaomerovic, arresto e tiro per Mula che sbaglia e poi di schiaffetto arrivano finalmente 2 punti dal campo per il Panathinaikos dalle mani di Cori Albano, attenzione a rimbalzo d'attacco al giocatore da Monmouth, è uno dei suoi numeri preferiti, pick and roll con Milic che viene ovviamente lasciato libero di tirare, palla dentro per Fucca che invece viene attorno, scelte ovvie, Milic 0 su 12 da 3 in campionato italiano, quella soluzione gli viene concessa, qui invece viene concesso il taglio a centrare a Meneghin, che canestro. Ah, veramente un gioco di una bellezza NBA, Flavio, proprio una cosa altamente spettacolare. Basile ancora per Meneghin che manda per aria Molaomerovic, va in arresto tiro e sbaglia, poi deviazione di Gregor Fucca e palla che viene assegnata al Panathinaikos tra le proteste di Matteo Bonicioli, vedete piuttosto attivo anche coach Željko Obradovic sulla linea laterale del Panathinaikos, il palleggio per Pepe Sanchez, un inizio di attacco tipo flex offense, lettura di Bodiroga che prende il fondo, riapre per Pepe Sanchez, ultimi 10 secondi dell'azione in arrivo, Sanchez da 3 con coraggio ma va corto, rimbalzo per Meneghin, apertura per Marco Milic che forza un passaggio in maniera questa volta inguardabile, recupero per il Panathinaikos, palleggio ancora per Dejan Bodiroga e stavolta il Panathinaikos è stato più attento a capitalizzare sulla palla regalata dagli avversari, finora comunque la partita la sta decisamente facendo molto più la skipper, Sanchez che riapre molto bene per Bodiroga, tripla, piedi per terra, solo rete, Dejan Bodiroga. Qui nel regalo di Milic dall'altra parte viene proprio pagato qui dal conto della fortitudo, proprio un gioco da non fare. Il palleggio di André Meneghin sempre seguito da Damir Molaomerovic, apre per Milic che vuole il pick and roll con Eftimov, arriva il fischio e il fallo è per Dejan Bodiroga, proteste per Dejan Bodiroga, skipper che in attacco deve sempre ricordarsi di alternare bene circolazione e però anche penetrazioni, magari per gli scarichi come quello che ha favorito in precedenza il tiro da tre di Dejan Bodiroga. Hai detto tu Flavio tutto, quando loro fanno quelle due cose lì non c'è una squadra migliore in attacco. Lo scarico in salto di Basile per Vasco Eftimov e ancora una volta come in precedente il canestro di Meneghin, una penetrazione di Basile si chiude poi con un assist più 4 per la skipper Molaomerovic nell'angolo, mette palla per terra, schiaccia per terra per Sanchez, dentro per Middleton dal palleggio contro Eftimov e poi contro il flottaggio, infrazione di 3 secondi, i lunghi del Panathinaikos non hanno punti nelle mani in post basso. Ma anche Flavio bisogna dire anche questo qui, bella assist per Eftimov,
Fortitudo per me sta giocando alla grande, in attacco, in difesa, atleticamente. 4 minuti 30 secondi per chiudere il primo quarto, 10-6 il vantaggio per i padroni di casa, Basile per Milic, anticipo forte di Albano su Gregor Fuska, Milic va sul fondo, scarica per Efimov e ancora una volta è il penetra e scarica, la situazione vincente, time out obbligato per Obradovic. Well, Milic che generalmente non fa le grandi decisioni, li sta facendo questa sera tranne quella palla persa. E Efimov che contro il Cesca era andato molto male, qui sta andando in invece bene, ovviamente il pubblico è entusiasta, dicevamo penetra e scarica, prima avete visto il canestro da tre di Bodiroga, ma andiamo con l'aiuto della nostra lavagna a vedere come è nato questo canestro, è una situazione di pick and roll e vedete Bodiroga che penetra e scarica, a questo punto Bodiroga sta guardando cosa succede, guardate gli occhi, e quello che legge è una difesa che sta recuperando sul palleggiatore, quindi Bodiroga dice io mi butto in fuori, la difesa sta andando verso il canestro, io mi butto in fuori, può arrivare uno scarico e lo scarico arriva perché le mani di Sanchez sono eccellenti, guardate la libertà di Dejan Bodiroga e valutate anche quanto tempo ha per prendere questo tiro, prendere la mira e ovviamente mettere a segno questi tre punti. Flavio, hai disegnato perfettamente Sanchez, esattamente come la prima volta che vedo Sanchez, fra l'altro, nonostante tutti i discorsi che andava a Milano eccetera eccetera, l'estate scorsa, grande trattamento di palla, grande visione di gioco, penetrazione, passaggio strepitoso, altri non vedono, veramente è un grande playmaker. Bodiroga, eroe della vittoria di Madrid contro il Real assieme a Damir Mulaomerovic, doppiato però il Panathinaikos in questo inizio al Paladozza, 4-18 per chiudere il primo quarto dopo il time out. Pietro Colnago. Matteo Bonicioli ha detto i suoi, giochiamo bene in difesa, un riguardo a Vasco Etmo, quando gioca pick and roll Bodiroga oppure Mulaomerovic fai un passo avanti aggressivo, se lo gioca Sanchez un passo indietro invece, buono così l'intensità. Prova anche Anthony Goldwire, Matteo Bonicioli, esordio casalingo per il nuovo playmaker della Skipper, ancora Bodiroga e Sanchez che va fino in fondo, segna, subisce il fallo, andrà in lunetta col tiro libero supplementare, chi fa un favore di solito su un campo da basket se lo vede restituito. Esattamente, e quindi Goldwire, bella inizio, pessimo inizio qui per lui, il suo uomo lo batte che è Sanchez, e Sanchez che non segna mai, canestro più questo tiro libero. Peraltro proprio perché Sanchez non segna mai, l'idea della Skipper è quella di lasciargli molto molto spazio, è una scelta che è rischiosa proprio perché puoi prendere su una situazione di taglio un canestro del genere o anche un gioco da tre punti del genere, anche un po' di pressing dopo il tiro libero realizzato per il Panathinaikos, Milic sul lato di Gregor Fuska, poi Ettimo, splendido per Fuska che sbaglia da vicino, segue il rimbalzo d'attacco, che palla! Vasco Ettimo tra i lunghi è uno dei più clamorosi passatori in circolazione. Come tu dici sempre Flavio, ha giocato North Carolina dove il passaggio è veramente premiato. Qui bello Gregor sbaglia, ma sveglio Gregor a prendere il balzo. Forse tutto sta giocando molto bene, infatti Obradovic è furente in panchina con la sua squadra perché la Forse tutto sta giocando così bene. Il padre di tutti i giochi alto-basso, Fortitudo che sta tirando col 56% contro il 33% degli avversari, Fuska 62%, poco più ai liberi in Eurolega e meno del 64% nel campionato italiano, segna il secondo, 14-9 il vantaggio per la sua formazione, Dejan Bodiroga contro Milic, va nell'angolo da Sanchez, un po' di giocata di triangolo, ancora Sanchez con molto spazio, prende il suo tiro, manda per aria un autentico piccione viaggiatore, poi tuffo, un po' con effetti speciali di Efimov che poteva recuperare anche in un altro ruolo di Bodiroga che subisce il fallo di Marco Milic. Bodiroga ha già fatto due o tre giocate da quell'assoluto campione che è, però secondo me Milic non lo sta marcando male. No Milic anche fisicamente le sta mettendo, adesso Milic esce, Galanda probabilmente prenderà cura Bodiroga, comunque Goldwire chissà se sente l'area di derby che ha giocato lì a proprio contro queste squadre. Senz'altro il Panathinaikos è un concetto che gli è chiaro e adesso Fortitudo contro i lunghi, Efimov da centro, Galanda da numero 4, Gregor Fuska da numero 3 e sarà Gregor Fuska a prendersi cura di Dejan Bodiroga, perché lo conosce,
B perché effettivamente la velocità di esecuzione dei due è simile, però è anche simile la padronanza dei fondamentali, quindi Gregor dovrà rimanere sempre concentrato al 100% per provare a limitare un giocatore che comunque, ripeto, conosce molto molto bene per via delle lunghe sedute di allenamento in comune nella Trieste, che aveva Tanjević sulla panchina assieme a Boniciolli. Zona contro i tre lunghi per Obradovic, che è arrivato a questa partita avendo svolto tutti i compiti. Ultimi tre minuti di primo quarto in arrivo, Meneghin per Fučka, il tiro da lontano sbagliato, tocca al Vertis, tocca Eftimov, il possesso è per il Panathinaikos. Non mi piace adesso, Flavio, l'andamento della partita per la Fortitudo, cioè Goldwire due errore, solamente meno 3 per Panathinaikos, anche se la Fortitudo gioca bene, quindi con un canestro di 3 siamo a parità, e il pressing di Panathinaikos mi piace molto. Il palleggio di Molomerovic va in penetrazione, attacca Goldwire, fischio di Radic che va contro l'ex playmaker dell'Università di Houston, fischio che non convince particolarmente Matteo Boniciolli, inerzia però della gara persa decisamente dalla skipper, e time out Fortitudo. Buona idea di Boniciolli. Time out a 2 minuti e 43 secondi dal termine del primo quarto. Abbiamo visto Eftimov negativo contro il Cesca nell'ultima partita in casa di Eurolega. Eftimov invece più che positivo in questo inizio come attaccante, come passatore, veramente un giocatore a 360 gradi. Assolutamente, Flavio. Poi uno vede il fisico che sembra un giocatore di rugby, dice che non può giocare a basket, invece sì, invece ha una grande visione di gioco, ha grande intelligenza cestistica e mani dolcissime per un uomo così forte. Un Vasco Eftimov che deve assolutamente trovare la sua nuova dimensione in una Fortitudo che poi dovrà definitivamente reinserire un giocatore come Emilio Kovacic, che teoricamente doveva essere titolare, e poi deve riabituarsi a una nuova rotazione, una rotazione in cui il quintetto a tre lunghi diventa necessario per Matteo Boniciolli, anche per dare qualche minuto a un uomo come Giacomo Galanda e appunto tenere coinvolto Vasco Eftimov, altrimenti trovare minuti per cinque lunghi di questo livello in soli due ruoli diventa impossibile. No, è molto difficile la gestione degli uomini, però Eftimov è un bel problema, Flavio, è una sicurezza. Io come coach preferisco avere un'abbondanza che è proprio la scarsità dei giocatori. Finora 100% al tiro per Vasily Eftimov, 2.43 per andare al termine del primo quarto dopo il timeout. Pietro Colnago. Matteo Boniciolli ha parlato soprattutto con Goldwire per quanto riguarda lo schema offensivo contro la zona. Usiamo i tre esterni per capovolgere il fronte della zona, per cercare sotto Fučka o Galanda, a seconda se uno dei due gioca sotto o gioca ala. In difesa invece cerchiamo di essere più aggressivi sui pick and roll avversari. E adesso sul tabellone vedete c'è un solo punto di vantaggio per la skipper, Goldwire per Meneghin, sale per ricevere Eftimov dal blocco di Galanda all'uscita di Gregor Fučka, che è sempre seguito da Albano, mentre Bodiroga prende Galanda, Eftimov che scarica per Galanda, ancora una volta molta fantasia per la skipper, è molto vulnerabile dai tagli al centro dell'area alla difesa del Panathinaikos, pronto a entrare Lazaros Papadopoulos, il centro più puro sulla panchina del Panathinaikos. Molomerovic all'ultimo momento trova Albano che attacca Galanda ma sbaglia, due giocatori con un passato a Verona di fronte uno all'altro. Eftimov rimbalzo con urlo alla Bruce Lee, poi palla di Meneghin, difficile da capire, non trattenuta per la rabbia di Matteo Boniciolli da Gregor Fučka. Ah sì, Andrea aveva i piedi pari, anzi di essere in una posizione cestistica, e quella ha pagato proprio la mancanza dell'esecuzione fondamentale. Comunque minaccia Panathinaikos, squadra di grande esperienza, non hanno paura, siamo ancora nel primo quarto, sono in partita. Ultimi due minuti del primo quarto, pick and roll tra Bodiroga e Papadopoulos, cambia la skipper e manda Fučka su Papadopoulos, adesso una difesa che praticamente aspetta al centro dell'area il Panathinaikos. Molomerovic sfida Galanda, maglia l'incoglie allo scadere dei 24, il tiro di Bodiroga, che tripla Dejan Bodiroga, pari a 16, proprio loro lavorano proprio con contagocce qui Panathinaikos, ma sono in partita, cacciano anche in faccia la zona ancora, Flavio. E Bodiroga con la seconda tripla arriva a quota 8, è esattamente la metà del fatturato offensivo del Panathinaikos, che continua la sua zona contro il quintetto a tre lunghi della skipper. Meneghin per Goldwire, il piazzato da tre, Goldwire a tiro da tre, anche se un po' altalenante nella sua carriera, questa volta lo mette ed è il tiro di un altro
a lungo, almeno tentato per la skipper. 19-16, pick and roll per Mulaumerovic, attacca ancora Galanda, trova Albano molto bene, stavolta niente rotazione per la difesa della skipper. Mulaumerovic molto tranquillo, molto padrone delle sue emozioni. È la prima volta che vedo lui giocare così bene una partita così importante. Il palleggio per Menegic che ha ricevuto da Goldwire, poi Fucca che fronteggia, c'è il taglio di Eftimov, passaggio di tocco molto buono per Galanda, ributta fuori per il tiro da tre di Menegic, uscita veramente poco avveduta questa volta di Fragistos Alvertis, e coi tre lunghi l'attacco skipper alla zona è più che positivo. Più che positivo, stanno girando molto bene la palla. Quando tu hai un centro come Eftimov, come quando io alla Nava avevo la fortuna di avere Dino Menegic, anche un giocatore di grande stazza fisica, grande visione di gioco, grande mano e grande altruismo, rende molto molto più facile l'attacco alla zona. Tiri liberi per Andrea Menegic, grande specialista per quello che riguarda i liberi, 83,3% in Eurolega, 85% in campionato italiano e il sesto nella speciale classifica della Foxy Cup. Un giocatore che potrebbe e dovrebbe andare in lunetta di più, discorso che facciamo spesso ma che credo sia molto molto importante ai fini del risultato sportivo della skipper di questa stagione. Palleggio per Mulaumerovic, ancora il gioco per Alvertis con il blocco in post basso da parte di Papadopoulos, poi il pick and roll alto centrale giocato da Mulaumerovic che si ciba letteralmente di pick and roll, salta Goldwire, segna Mulaumerovic, fischio di Radic che punisce il contatto di Goldwire, canestro e fallo. Mulaumerovic con grande esecuzione, grandissimo Mula, passo indietro, finta, subisce il fallo e concentra sul canestro, fatta molto bene loro sin partita. Goldwire finora, a parte la canestro da tre, Flavio, negativissimo. E Mulaumerovic mette un gioco da tre punti provvidenziale per i Panathinaikos, che torna a meno uno, ultimi 20 secondi del primo quarto e quindi presumibilmente ultimo tiro del quarto per la skipper Eftimov. Per Gregor Fucca è tornato uomo il Panathinaikos con Mulaumerovic per Goldwire che è sul lato di Galanda, Galanda riceve contro Jack Galanda, arriva anche Papadopoulos, palla riaperta per Fucca, gli viene concesso questo tiro, lo sbaglia proprio sulla sirena comunque e si va al primo mini riposo. 22-21 il vantaggio skipper sul Panathinaikos, da una parte 6 di Eftimov e 5 di Menegic, dall'altra 8 di Bodiroga e 5 per Mula Mula, Damir Mulaumerovic. Che rimane l'uomo barometro a mio avviso di questa skipper, dicevamo prima quante volte va in lunetta, qui cifre che riguardano il campionato italiano, nelle prime 8 partite meno di 3 volte di media in lunetta, nelle ultime 4 partite assieme a tutte le altre cifre che sono migliorate, guardate, c'è un 4,3 liberi tentati per partita. È assolutamente una statistica fondamentale, perché è una statistica che dice dell'aggressività con cui attacca un uomo che alto 2 metri, che tratta il pallone in quella maniera, che ovviamente sa e può finire, significa veramente tanto. Well, l'allenatore dico, Flavio, che se tu subisci molti falli, uno sei difficile da marcare e quindi poi ovviamente tutti i benefici vengono. Ma vuol dire che anche sei attivo, sei presente, sei un fattore, sposti il gioco. Eccolo qui, 5 punti, 2 rimbalzi, finora il suo fatturato, tutto è pronto per ricominciare. Andiamo a sentire dalla voce di Pietro Colnago che cosa dobbiamo aspettarci. Dobbiamo aspettarci una fortitudo più aggressiva in difesa, soprattutto sui pick and roll. Continua a insistere Matteo Bonicioli che il marcatore del lungo, quello che porta il blocco, deve uscire per cercare di allungare la strada al piccolo. In attacco invece fare le cose facili, tutte le volte che l'abbiamo fatto siamo andati avanti bene, quando abbiamo sbagliato e invece loro ci hanno recuperato. Almeno per adesso finisce l'esperimento Goldwire, non finisce invece l'esperimento. Il fallo e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Questo è molto bello anche Galanda qui, è un gioco di artisti, hai visto il passaggio molto sottile. Corre Albano, esce dopo 6. Quarto Johnny Rogers. Obradovic sta cercando la combinazione vincente.
ottavo punto in precedenza per Eftimov, che poi torna nella normalità. I liberi purtroppo per la skipper e sbaglia il tiro supplementare, più tre per i padroni di casa sul 24-21, palleggio per Bodiroga, sempre seguito adesso da Giacomo Galanda, palla dentro per Papadopoulos, il suo passo di incrocio, poi usa i centimetri su Eftimov ma sbaglia, rimbalzo Eftimov, vuole strappare la palla a tutti i costi, ovviamente con l'urlo che avete visto in precedenza dall'altra parte. Milic con un classico errore alla Milic, un'esagerazione, Flavio. Lui è talmente un giocatore da playground, però questo non è un playground, ci sono gli arbitri, i tabelloni, eccetera eccetera, quindi lui deve adattarsi a questo qui. Prendi le cose semplici, sei talmente grande come atleta, perché forzare le cose? E 9 palle perse della skipper sono sicuramente quello che divide la Fortitudo dall'avere o meno, come non ha un vantaggio in doppia cifra. Papadopoulos sotto canestro segna in controtempo, la valutazione dice 36-15 per la skipper, ma il tabellone, che è l'unica cosa che conta, dice 24-23. E adesso è pronto a entrare anche Emilio Kovacic, il centro sloveno croato ex Olimpia Lubiana. Chiude il palleggio Basile, va da Galanda, ributta dall'altra parte per la tripla a bersaglio di Andrea Meneghi. Veramente fatto bene da Andrea, non era in pieno equilibrio quando ha ricevuto, si è coordinato, ha fatto molto bene. Ottavo punto per Andrea Meneghin, che poi va a lavorare contro Fragiscos Albertis in un accoppiamento che ci ricorda purtroppo la beffa di Antalya. Mulomerovic raddoppiato, rotazione di Meneghin, molto ben fatto, recupero perfezionato da Milic, che poi va dietro la schiena e subisce il fallo di un'altra vecchia conoscenza del campionato italiano, ovvero sia Johnny Rogers. Guardate la circolazione, guardate Meneghin che qui legge bene la situazione, sono 3 punti importantissimi. Effettuato molto bene da Andrea, proprio visione di gioco e si è coordinato molto bene. Qui un altro cambio per O'Brien, che è molto arrabbiato, parla con il suo vice allenatore, che penso che faccia anche traduttore. Fuori Papadopoulos per il Panathinaikos, altro giro, altro tiro, altro regalo, tripla per Jack Galanda, il tiro da tre comincia a funzionare per la skipper ed è fondamentale, 3-6 il tiro pesante per la formazione bolognese e adesso 7 importanti lunghezze di vantaggio. Bodiroga sul cambio finisce contro Kovacic, non lo attacca, va invece dentro da Middleton, si leva Milic, questa volta in maniera abbastanza inspiegabile, 2 per Daryl Middleton, che poi si volta verso la panchina e dice: ho segnato, cos'altro devo fare? Esatto, mai contento. Comunque se vede Flavio Bodiroga, mai fretta, mai come Milic. Milic deve studiare Bodiroga, giocare così. Va dietro la schiena Andrea Meneghin, l'assist è perfetto, ma purtroppo per lui, per Dejan Bodiroga, che non perdona in questa situazione, si difende dal recupero di Jack Galanda. Palle perse, è l'unica cosa veramente negativa della skipper. Oh, unica cosa, cioè, troppe esagerazioni da loro, anche Andrea qui esagerata, cercava di fare un numero. Parziale di 4-0 per il Panathinaikos, Meneghin penetra dove non c'è spazio, poi sbaglia da vicino, vola Marco Milic, pulisce tutto a rimbalzo d'attacco. Sto aspettando l'impatto di Kovacic, che noi abbiamo visto gli europei molto molto bene con la Croazia, grande giocatore, tutto fare. Il palleggio per Mulomerovic, poi lo scarico per Rogers, va per la palla Milic, costringe Kovacic a aiutare. Kovacic si trova ancora nella zona di Bodiroga, che ovviamente lo attacca, il suo uno contro uno è una cosa di una bellezza devastante, lo conosce bene quel signore con gli occhiali, lo ha visto nascere in mattinate e mattinate nella palestra di Via Locchi a Trieste. Che giocata di Dejan. Dejan molto freddo, molto calmo, fa tutto lentamente, dicevano di Oscar Robertson una volta, fa tutto lentamente e Bodiroga è così. Intanto il dai e segui di Meneghin con Kovacic, tiro sbagliato, vola ancora Milic, ma il rimbalzo è proprio per Bodiroga, che apre per Damir Mulomerovic. Mulomerovic bene per Albertis, dentro per Middleton, in contatto con Basile, 2 facili per Daryl Middleton, e Middleton è una specie di jukebox, tu metti la moneta e arrivano 2 punti. Comunque dopo faccio il commento, comunque da meno 7 a meno 1 per loro. O'Brien si arrabbia sempre con quello che segna, Flavio, spiegami questo. Ultimi 6 minuti di primo tempo, dentro Meneghin per Kovacic, c'è ancora il taglio per Milic, c'è Galanda solo, Milic prende un tiro ad altissimo coefficiente di difficoltà, ma lo manda a bersaglio, poi deviazione di Basile, recupero perfezionato da Andrea Meneghin, corre Milic in contropiede, schiaccia per terra per Basile che sbaglia da vicino, tocca Albertis.
contro recupero perfezionato da Mulaumerovic, Middleton che ributta fuori per il tiro da tre, comodo e sbagliato da Albertis, bel rimbalzo di Emilio Kovacic, poi Milic non si difende da Mulaumerovic, regala una palla che Mulaumerovic gli controregala. Per quando ci sono i grandi atleti e le grandi pressioni, Flavio, succede. E qui vediamo Andrea Meneghin che va nel mezzo di tutti i fili qui. Kovacic comunque è presente qui in esagerazione. Altra palla persa, esce Andrea Meneghin. Goldwire, seconda opportunità. E Pepe Sanchez, anche lui, una seconda opportunità. Cambio difensivo, Bradley cambia tutti gli uomini qui. E Basile sarà preso da Bodiroga. Sanchez va per Anthony Goldwire, Bodiroga appunto per Basile e poi su Milic va a lavorare Francisco Salvertis, c'è Rogers per Fucca e c'è Middleton per Kovacic, Goldwire sul lato di Fucca che ovviamente vuole attaccare Johnny Rogers, ultimi 6 secondi dell'azione, Gregor si accontenta di questo tiro e lo sbaglia, anche lui secondo me deve andare a giocare più vicino a canestro o comunque in avvicinamento contro il rosso ex Milano e Forlì. Fischio lontano dalla palla di Radic che va contro il suo connazionale Emilio Kovacic. Kovacic era stato un contropiede pericoloso, Flavio, perché quando vedo Sanchez in mezzo di un contropiede vuol dire può succedere un assist. Rimessa che sta per essere effettuata da Dejan Bodiroga a 5 minuti e un secondo dal termine del primo tempo, ricezione per Darren Middleton, blocco di Rogers e poi il taglio di Albertis, la palla dentro per Dejan Bodiroga, adesso gioca ovviamente di post basso Dejan Bodiroga, poi la spinta probabilmente di Middleton su Kovacic, l'arbitro non vede, Middleton 2 di esperienza. Non probabile, Flavio, c'era la spinta di Middleton non rilevata dall'arbitro. Proprio due punti rubati da Panathinaikos. 3-4, 3-3, vantaggio ancora per la skipper, il blocco di Fucca, l'uscita di Basile, poi si continua a giocare per Gregor che vuole palla ma la palla non arriva, arriva invece il pick and roll, cambio, scarico per Fucca che lavora molto bene, buona lettura qui da playmaker di Gianluca Basile. Miglior gioco di Basile come playmaker. Rogers dalla media distanza, volo d'angelo di Marco Milic, poi un po' di traffico con il suo concittadino Gregor Fucca, Basile dentro per Kovacic, io non so se sarà un caso ma giocando in coppia con Goldwire, Basile stranamente si sblocca immediatamente e fa due assi. Guarda la mia definizione, metà playmaker, mezzo playmaker, uno mezzo playmaker, tutti e due insieme fanno playmaker. Ultimi 4 minuti del primo tempo, ennesimo tentativo di fuga della skipper, blocco di Middleton, palleggio per Pepe Sanchez, dentro ancora per Middleton, tira cortissimo sulla buona difesa di Kovacic, il recupero viene perfezionato da Anthony Goldwire, Goldwire lavora in palleggio, va nell'angolo da Marco Milic, blocco di Kovacic, Milic ancora nel traffico, mantiene il possesso di questo pallone, rinuncia al timeout che aveva chiesto Obradovic, cambio per Bonicioli che torna ai tre lunghi, qui intanto in precedenza. Guardate che saltino, oh, fantastico. Poi Flavio, due guardie che non sono né uno dei playmaker. Io ho allenato tanti anni con queste situazioni, non con D'Antoni ovviamente, ma tante volte, una volta le guardie erano guardie, non playmaker guardie. Penetrazione centrale per Gianluca Basile che continua il suo momento positivo in questa partita. Terza iniziativa positiva in attacco, qui attacca Dejan Bodiroga e il fallo è indiscutibile. Ma guarda Flavio, qui c'è un time out in campo, ma guarda con il fatto che c'è un altro playmaker in campo, viene sollevato Basile da queste pressioni, più libero per creare, bravo. Andiamo a vedere dove ha cominciato con l'aiuto della nostra lavagna Gianluca Basile a lavorare bene. Qui è proprio una situazione in cui sta cercando di dare la palla in post basso. La chiama disperatamente Gregor Fucca, ma Gianluca in questa situazione secondo me è bravo. Allora Fucca è altrettanto bravo e dice non riesci a darmela, andiamo a giocare un pick and roll, ti piazzo un blocco qui e poi tu lavori dal palleggio. E a questo punto arriva la lettura. La lettura è... il blocco di Fucca è riuscito, lo attacca Rogers, quindi c'è Fucca in taglio contro uno più piccolo, significa praticamente andare a rubare in chiesa, lo scarico arriva, arrivano due punti, playmaker significa letture e Fucca significa uno che fa la differenza. Hai detto tu Flavio, perfettamente, si sono adeguate la difesa, è qui Gregor che viene proprio profilato qui in questa cosa qui, molto bravo. È un Fucca più solido vicino a canestro, ha sbagliato il tiro, ha preso il rimbalzo d'attacco rispetto a quello che abbiamo conosciuto all'inizio della carriera, per esempio quello che si ricorda in panchina con, in, scusate, palestra con Pino Gerdovic, Dejan Bodiroga a Trieste.
ultimi 3 minuti e 27 secondi del primo tempo, 38-33 il vantaggio Skipper con Goldwire in possesso di palla, la ricezione per Basile, ancora Basile che attacca e riapre per Galanda, il piazzato di Jack e il rimbalzo lungo che favorisce Sanchez, che palla di Sanchez per Middleton, ma Goldwire ci mette una mano e poi perfeziona anche il recupero, va a vuoto stavolta Sanchez, Basile dentro per Vasco Eftimov, Eftimov attacca Rogers e poi questa volta butta via il pallone. Altra esagerazione, altra palla persa, a che punto è arrivata la fortitudo con palle persa? Avrà una quindicina e in metà partita neanche. Sono 12 e sono veramente tantissime, poco più di 3 minuti da giocare per andare al riposo. Andiamo a sentire da Pietro Colnago cosa è stato detto nel time out precedente. E proprio di palle perse Bonicioli ha parlato, ha detto ne abbiamo buttate proprio tante via, dobbiamo cercare di ragionare meglio in attacco e soprattutto quando si apre lo stack per Puška non restare troppo nell'angolo, ma se c'è una opportunità di giocare a due cerca il gioco a due insieme al tuo compagno. Juan Ignacio Pepe Sanchez, giocatore veramente di un'intelligenza devastante dal punto di vista cestistico, il palleggio di Goldwire va sul lato sinistro come abbiamo visto all'inizio della gara con l'aiuto della nostra lavagna, sa andare a destra, sa andare a sinistra su quel pick and roll, sa anche scaricare, non è certo il playmaker all'Aldo Ossola di esecuzione dei giochi, però è uno che ti crea tante situazioni positive in campo. Ma lui è un atleta, lui ha mano, hai detto due mani, sa palleggiare, passare con la sinistra e destra e concludere con sinistra e destra, quindi è un giocatore totale. Dal palleggio Vasco Eftimov riapre bene per Galanda che ovviamente è lì per estendere la difesa del Panathinaikos, ricezione per Puška, tiro dalla media distanza, lo sbaglia, il rimbalzo per Johnny Rogers, Puška che adesso in attacco sta pagando un po' in termini di pausa, finora 2 su 8 al tiro totale per il giocatore italo-sloveno, la ricezione per Mulaumerovic, pronto il pick and roll con Rogers, schiaccia per terra per Middleton, arriva da dietro Eftimov, grande l'anticipo, poi come un artista dei 110 ostacoli Goldwire lo salta mentre è a terra, spinge Galanda al vertice proprio davanti all'arbitro, fischio di Radic, fallo in attacco come una palla persa. Ma veramente è una palla persa, che le danno il fallo, ma per me è due errori, fallo e palla persa, o palla persa e fallo. Devastante questa palla persa. Galanda torna in difesa e la classica situazione in cui avresti la tentazione di protestare, però non vuoi ulteriormente metterti in evidenza dopo aver commesso un errore, aiuto e recupero per l'ex giocatore di Verona, poi Sanchez che torna da Rogers, Basile staccatissimo da Sanchez che gode di una libertà totale e vuole sfruttarla, questo è segno di intelligenza anche se sa di essere destinato molto spesso all'errore nel tiro da fuori, qui attacca Basile, si trova lungo la linea di fondo e stavolta commette un rarissimo errore, recupero perfezionato da Galanda, viaggia già Basile in transizione, la ricezione per Gregor Puška, Puška dal palleggio contro Albertis, poi mette la schiena a canestro, ecco cosa può e deve fare Gregor Puška. Grande gioco di Puška, più 5 fortitudo che resiste ogni tentativo del recupero della Panathinaikos, grande partita. Scatta l'ultimo minuto del primo tempo, 40-35 il parziale, blocco per Middleton, lavora bene Albertis che ritorna verso l'angolo, attacca Puška, scarica per Pepe Sanchez, ultimi 10 secondi dell'azione, Sanchez dal palleggio contro Basile, bel blocco di Middleton, concesso questo tiro dalla difesa, altri due per l'ex giocatore dell'Università di Temple che aveva impressionato molto bene Larry Brown al camp dell'anno scorso fino a ottenere un posto nel roster dei Philadelphia 76ers, anche se ha fatto più che altro dentro e fuori tra la lista infortunati e il roster stesso, non sanno scrivere il suo nome ad Atene come vedete perché la conversione dai caratteri europei a quelli greci è un po' complessa, però sicuramente sanno che è un signor playmaker. Ah, signor playmaker, ha parlato tanto di lui quando doveva venire a Milano, non quest'estate ma l'altra estate precedente, nel 2000, tanto hanno parlato, quindi è un vero playmaker. Tiri liberi a disposizione di Gianluca Basile, un Gianluca Basile che in campionato
su 12 partite è andato in doppia cifra 9 volte, soffre però le squadre lombarde, 2 punti contro Cantù e 0 addirittura domenica contro la Metis. Come avete visto, non ha mai giocato meno di 21 minuti in questa stagione in Italia. Intanto gran rimbalzo d'attacco ancora di Efimov sul secondo errore ai liberi per Basile, non può tenere palla fino al termine del tempo la skipper, c'è una discrepanza di circa 4 secondi tra cronometro di 24 e cronometro della partita. Meneghin dentro per Gregor Fucca che lavora dal palleggio, mano sinistra, 2 volte aggredisce il canestro e arrivano 2 canestri per Grega. Grandissimo, mano sinistra di Grega, proprio gancio cielo. Attacca Mula Omerovic, alza la parabola, appoggia al vetro, bellissimo canestro di Damir Mula Omerovic. Basile ha ancora tempo, prende un tiro in equilibrio ed è miracolo, miracolo al Paladozza, Gianluca Basile di tabellone da 3, incredibile, veramente eccezionale. Vediamo il replay, Flavio, perché guarda qui, non hanno fermato qui, tabellata dentro, proprio premiato, proprio bellissimo. Giocata incredibile per chiudere degnamente il primo tempo, un primo tempo da commentare con Pietro Colnago e Claudio Piluti. Sì, con Claudio Piluti commentiamo questo primo tempo, un primo tempo in cui la skipper ha giocato con grande intensità, però un peccato quasi mortale sono le troppe palle perse, no? Infatti, l'unico dato negativo, mi sembra 9 o 10 palle perse, sono un po' troppe in 20 minuti. E potevamo veramente essere avanti, adesso siamo avanti di 7, potevamo essere avanti anche di 12, di 13, perché nel momento che facevamo il break andavamo sotto sopra di 5-6 punti, perdevamo banalmente 2 palle, per cui con un po' più di attenzione potevamo essere un attimino più tranquilli. Grazie a Claudio Piluti che lo lasciamo raggiungere i suoi compagni di spogliatoio e noi ci fermiamo per un attimo, linea alla pubblicità e poi direttamente a vedere quello che è successo quella notte scorsa nel campionato NBA, poi di nuovo al Paladozza per l'intervallo di Kinder Panathinaikos. Offensivi non siete riusciti a approfittarne. Ma sì, credo che anche attacco abbiamo fatto qualcosa male, ma credo che sempre abbiamo lasciato a skipper correre, cosa che loro sanno molto bene fare, anche gioco a poste basso, no? Dove abbiamo fatto molto male raddoppi su giocatori più importanti come Fucca, come Egalanda quando ha giocato in posizione del 3. Vediamo. Grazie a Delmir. Flavio. Giacomo Galante e Gregor Fucca dunque decisivi in attacco nell'interpretazione di Zelimir Obradovic, però non possiamo che ripartire dall'ultimo episodio, anzi ripartiamo un po' più da lontano. Istanbul, Vasco Efimov ruba palla a Emilio Kovacic, quindi tutta roba in casa Fortitudo e segna da 20 metri. Siamo a stasera, Basile da centrocampo sulla sirena. Sono le cose che veramente ti fanno amare il basket. E anche Efimov che abbraccia Basile dopo, c'è lui che sala come si sente dopo una di queste cose qui, e arbitro 3 punti in mano, è proprio una tabellata veramente scritta come il copione. E qui vedete Deambo di Roga che fa passare Basile, la classica cosa, dici ma dove vuoi che vada questo qui, e invece tabellone, palla dentro, wow. E poi ti senti in paradiso se sei della squadra che ha fatto quel canestro. E vuoi che Deambo di Roga vuole mangiare le dita dopo una cosa del genere, perché è stata demoralizzante per Panathinaikos e proprio galvanizzante per lo skipper. Diceva coach Obradovic, correre, transizione, è quello che ha fatto la differenza. Andiamo con l'aiuto della nostra lavagna a vedere due situazioni, una da una parte e una dall'altra, molto simili. Guardate cosa succede in transizione. Qui ci sono 1, 2, 3 difensori contro 1, 2, 3 attaccanti. Il problema è che non si tratta dell'accoppiamento normale. Qui Basile, per esempio, deve andare contro un lungo, non è il suo uomo, non lo prende, Middleton riceve al centro dell'area, va a bersaglio e segna. Stessa situazione praticamente dall'altra parte. Questa volta ad attaccare è la skipper, 2 difensori contro 2 attaccanti. Però
è un difensore che non sa bene dove andare, qui fa la scelta sbagliata, cioè punta sull'uomo più lontano, ne lascia uno solissimo all'interno dell'area ed è un Emilio Kovacic che va a realizzare. È una delle cose più difficili da allenare, la difesa in transizione. Esattamente, perché non hai sempre preso il tuo uomo, deve prendere prima che ti capita. Gli allenatori dicono, copri l'area dei 3 secondi, poi prende un uomo, chi sia, e poi dopo ti adegui, tu prendi il mio e prendi il tuo eccetera, e finisci con il tuo uomo. Quindi è una transizione in tre fasi, una trifasica. Una transizione a tre fasi, e vedremo quanti punti in transizione arriveranno da una parte e dall'altra. Squadre che tornano sul terreno di gioco, ma prima della ripresa delle operazioni ci sarà un minuto di silenzio che viene osservato alla memoria di un grande, anzi di un grandissimo della pallacanestro europea e diciamo pure mondiale. Si tratta di Mirza Delibasic, che purtroppo si è spento domenica a soli 47 anni, un uomo che ha letteralmente distrutto il cuore di tanti tanti appassionati, soprattutto quello del suo ex allenatore Bosce Atanevic, e adesso è ricordato anche al Paladozza. L'applauso del Paladozza di Bologna per Mirza Delibasic, per quelli che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare, semplicemente uno che 10 anni dopo sarebbe andato nella NBA e è entrato dalla porta principale. Ma assolutamente, ho avuto il piacere o dispiacere allenare contro lui, Coppa dei Campioni 83, l'ultimo anno che ha giocato lui Real Madrid insieme a Drazen Talipagic, scusami se era poco, e hanno vinto loro 4 punti a Madrid, noi 4 punti a Milano, ma lui era immarcabile. E figuriamoci poi nel basket del 2000 cosa sarebbe stato quello in cui il playmaker non doveva per forza essere alto 1,80-1,85, lui era un playmaker di quasi 2 metri, diciamo un giocatore alla Bodiroga ma ancora più veloce, rapido nell'esecuzione. A proposito di rapidità, parte Mula Mula, Damir Mula Omerovic. Guarda, meno 7 e meno 4, è importante questo canestro per Panathinaikos dopo il canestro di Basile, quindi un po' pareggia la situazione. Punti in transizione sono quelli che fanno la differenza, alto basso tra Galanda e Fucsca. Fucsca tira in acrobazia ma sbaglia, bel rimbalzo di Dejan Bodiroga, ancora può ripartire il Panathinaikos. Middleton sotto canestro, Bodiroga questa volta torna da Mulaomerovic che poi consegna a Pepe Sanchez. Ama la mossa del doppio playmaker Zelimir Obradovic, e effettivamente con Damir Mulaomerovic e Sanchez assieme con Bodiroga in ala piccola, questo è un quintetto offensivamente molto pericoloso. In più ci sono da ridistribuire i minuti di Ibrahim Kutluay qui allo scadere dei 24, canestro di Albano, è l'azione che in assoluto esalta di più Jelko Obradovic. Esattamente, 5-0 per Panathinaikos all'inizio, e oggi sono 3 playmaker in campo secondo me. Per Panathinaikos c'è Sanchez, Mula e Bodiroga. Ertimov lungo la linea di fondo, lo scarico per Giacomo Galanda, arriva il fallo di Cori Albano, continua a martellare la palla dentro la skipper e continua a giocare bene con i due lunghi che si muovono assieme. In questo momento di lunghi ce ne sono addirittura 3 con Gregor Fucsca sul perimetro, qualche brano di triangolo 2 possibile anche in questo secondo tempo per la skipper difensivamente. Pimeneghin pasticcia e poi va a commettere fallo dopo la palla persa, e le palle perse sono sempre il guaio, siamo a 14. 14 è una cifra assolutamente fuori proporzione, devastante per la Fortitudo, che come hai detto Claudio Pinuti sarebbero state più 13 all'intervallo senza quelle palle perse. Veramente è una statistica che fa male. È la terza per Andrea Meneghin, Albano forza il passaggio dentro, devia Basile, perfezionato il controllo da parte di Andrea Meneghin, poi il blocco di Galanda, la palla va fuori da Fucsca, torna dentro da Jack Galanda, Galanda dal palleggio viene raddoppiato bene da Daryl Middleton, deviazione della difesa di Panathinaikos. Mi sembra che Obradovic abbia parlato dei raddoppi. Direi che non ha parlato di altro all'intervallo che difesa e di raddoppio, ha fatto molto ma molto bene sia su Basile che contro l'uomo sotto canestro, rimessa a fondo. E nel raddoppio una cosa importantissima è il tempo con cui arriva Basile, intanto segna da centrocampo, figuratevi da 3. Ah, Basile è veramente un giocatore talento per me da NBA.
Basile con la seconda tripla della sua partita, 7 i punti per il giocatore di Ruvo di Puglia, 5 le lunghette di vantaggio per la skipper dopo poco più di 2 minuti di terzo quarto. Il blocco di Middleton, la linea di fondo per Bodiroga che ributta fuori ma direttamente nelle mani di Meneghin, poi il fallo di Mula Omerovic che nell'interpretazione arbitrale è addirittura antisportivo. Oh, il fallo c'era tutta la vita, antisportiva assolutamente no, cioè poi magari l'ha caricato dopo contatto, però intenzionale, cioè, non condivido, e neanche Obradovic. E Obradovic becca un fallo tecnico dopo aver cercato di attaccare l'arbitro spagnolo Martin, che non era quello che aveva fischiato. Lo spagnolo non è un problema, parla spagnolo, lingua che Obradovic padroneggia bene. Ha fischiato lo jugoslavo Jovcic, ma Obradovic dopo aver attaccato lui è passato all'altro arbitro che non ha avuto pietà. Fallo tecnico contro la panchina del Panathinaikos, e questo è un momento importante della partita perché sono 4 tiri liberi per Andrea Meneghin e possesso skipper. Un potenziale gioco da 7 punti e Obradovic va avanti ancora, deve prestare attenzione. Ovviamente stiamo parlando di un allenatore che ha un po' di credibilità anche con gli arbitri, il suo passato dice Eurolega 92 col Partizan, 94 con la Juventud, 95 col Real e 2000 col Panathinaikos. Ho visto dei curriculum vitae peggiori. Ah, guarda, è un allenatore che proprio ha spazzato via tutti in 10 anni di carriera. Meneghin, solo 2 su 4 nei libri, un grande regalo. E adesso questo possesso diventa importante perché se il Panathinaikos supera questa serie che teoricamente poteva essere molto negativa, potrebbe avere una reazione, e questo almeno credono molti allenatori, anche magari un paio di fischi arbitrali a proprio vantaggio. Dentro Basile per Gregor Fucka che lavora contro Bodiroga, poi l'incrocio e il fischio arriva, infrazione di passi, ma sarà anche, però stranamente il fischio arriva. No, io come non condividevo quella lì, non condivido questa decisione qua. Gregor ha subito un contatto e ha fatto passi dopo, però prima c'era il contatto. Il palleggio per Dean Bodiroga che adesso gioca lui dalla punta in quanto marcato da Gregor Fucka, lo manda per aria e infila 2 punti, chirurgico Dean Bodiroga. E come sempre Fucka quando gioca da ala piccola è messo sotto grande pressione dagli attacchi avversari. Qui contro il Tesca nell'ultima partita di Eurolega ha dovuto lavorare in questa situazione, 4 uomini larghi e lui uno contro uno, muove i piedi in maniera eccezionale per un 2-15, però è sempre un 2-15. 2-15 che non può. Obradovic continua a protestare, per lui farebbe meglio chiudere la difesa, e la difesa sta, come diceva lui, permettendo troppo gioco in velocità della Fortitudo. Eccolo inquadrato. E tanto spazio in questa partita per Giacomo Galanda che sbaglia il primo dei 2 tiri liberi. Galanda che tira molto bene i liberi nel campionato italiano, 77%, è sotto il 67% invece in Eurolega. Qui fa 1 su 2, 6 le lunghezze di vantaggio per la skipper, sempre con i 3 lunghi. Il pick and roll tra Bodiroga e Middleton, ovviamente qui ci si può sbizzarrire a cambiare, finisce Efimov contro Bodiroga, Efimov va a tirare una mannaiata che questa volta non si presta a troppe discussioni. Esattamente, qui quindi arriva Efimov e qui è un po' di karate. Efimov forse uscirà qui e Marco Meres, quintetto più piccolo. Adesso Flavio, vediamo anche chi gioca 5, sarà Galanda. Galanda lavora contro Middleton, c'è Fucka per Albano, Meneghin per Mula Omerovic, Milic per Dean Bodiroga. Adesso Bodiroga deve leggere la diversa situazione tecnica. Sanchez lasciato da Basile, viene fatto penetrare, ributta fuori per Middleton, poi Bodiroga ha perso colpevolmente stavolta da Milic, ma sbaglia il piazzato da 3, rimbalzo che allunga parabola e favorisce comunque Basile. Molto presente Basile in questa partita, il suo tiro però è sbagliato, rimbalzo per Middleton, poi Sanchez che fa viaggiare Mula Omerovic, sbaglia tutto Mula Omerovic, molto fortunato a tenere il possesso. Ma Mula Omerovic ha fatto 2 errori lì in un mezzo secondo e io non sono neanche sicuro qui di questa palla qui, Mula Omerovic, poi non vediamo dall'inquadratura lì, ma poteva anche essere palla Fortitudo. Comunque, meno 6 Panathinaikos, i minuti scattano e non riesce Panathinaikos a agganciare la Fortitudo che sta giocando con grande carattere questa sera. Campionario di pace per tutte le occasioni di Andrea Meneghin, lo avete visto prima inquadrato dalla nostra telecamera dopo un'altra caduta.
oltre la linea di fondo, deviazione sul passaggio di Albano, la palla schizza in mano a Sanchez, 4 secondi per andare al tiro, l'argentino la mette da lontano e questo è un bel jolly per il Panathinaikos. Grande, poi lui ha fatto 2-3 canestri, lasciato solo questa sera, proprio che ne ha fatto male alla Porta 2, ma male. 4 su 5 da 2, sono tutti tiri da fuori, 9 punti in totale per Sanchez, che sono tantissimi per le sue abitudini, non è mai andato in doppia cifra in questa Eurolega. L'ex giocatore di Temple, Milic, dal palleggio, si chiude la difesa, la palla torna fuori per Galanda, vuoto Mulaumerovic, Galanda tira molto corto, poi Mulaumerovic da dietro gli strappa il pallone, Galanda doveva secondo me o tirare subito oppure andare fino in fondo ci va Mulaumerovic dall'altra parte, va a subire il fallo il Panathinaikos. Ed è time out, credo, per Matteo Bonicioli, che è pronto tra l'altro a far esordire in questa partita Zoran Savic. Flavio, qui vediamo che anche la credibilità di Body Roger qui sotto canestro sa cosa fare con la palla, gli arriva in mano. E i Panathinaikos, la fortitudine non riesce ad eliminare Panathinaikos, sono sempre in gara. Sempre in gara, e dicevamo all'intervallo, attenzione a quello che succede in transizione. Andiamo a vedere come e se è cambiata la difesa della Fortitudo, e qui ancora una volta è abbastanza corretto il comportamento per la Fortitudo, che ha 3 uomini a riempire l'area. Il problema è rappresentato da questo giocatore che non ha coscienza con lo sguardo di quello che succede alle sue spalle, e alle sue spalle c'è il giocatore più pericoloso, si preoccupa troppo della palla, il giocatore sulla linea di fondo, lo vedete, è solissimo, e in quella situazione Dejan Bodiroga è fermabile solo così, cioè con un fallo. Well, hai detto tu Flavio, se Bodiroga in campo non puoi togliere gli occhi da lui, almeno un occhio puntate verso lui, deve avere 180 gradi di visione periferica con lui in campo, pericolo pubblico numero uno. 5.39 per chiudere il terzo quarto. Obradovic si trattiene a lungo in conferenza con la sua formazione, già 14 i punti per Dejan Bodiroga, si riprende con i tiri liberi per lui dopo il time out. Pietro Colnago. Matteo Bonicioli ha detto i suoi, questo è il momento più importante della partita, in attacco non dobbiamo fare stupidaggini, non dobbiamo rischiare niente, mettere dei buoni blocchi e soprattutto attaccare il canestro avversario, in difesa invece non dobbiamo permettere tiri facili, rischiamo qualche raddoppio ma soprattutto non lasciamo a loro un metro per tirare. Bodiroga in lunetta è un'altra delle specialità della casa, è il settimo miglior tiratore di liberi del campionato greco, nonché il decimo marcatore e il terzo nei falli subiti, perché uno che i tiri liberi sa dove e come andarli a prendere. Esce a zona dal time out il Panathinaikos, anche se poi Sanchez va a seguire Goldwire, e invece zona non è questa difesa che è individuale, sembrava zona, semplicemente Middleton concede di tutto a Savic, non molto contento Obradovic di quello che ha fatto Middleton, sembrava quasi che metà del quintetto fosse a zona, leggeremo meglio nella situazione seguente, la sostanza è che Savic a freddo dalla panchina ne ha messi 3 che pesano. Incredibile Savic, è un super campione. Sanchez dal palleggio, riparte, Goldwire lo chiude, Middleton si vede riservare lo stesso trattamento, anche se un canestro da 2 è la fotocopia di quello che ha concesso lui a Savic nell'azione precedente. Squadre sempre a contatto, meno 3 per il Panathinaikos, ultimi 5 minuti del terzo quarto e fallo in attacco di Savic subito da Daryl Middleton. Attenzione perché Savic, che è molto esperto, sa che non è il momento di esagerare, qui lo vedete, presidia l'area, ma Middleton ha mano anche fronte a canestro. Middleton mi ha sorpreso un pochettino, però è un momento delicatissimo, lui ha azzardato un tiro importantissimo, ha fatto canestro, e proprio Panathinaikos non vuole andare a casa, Flavio, lo sono sempre qui, ospite proprio difficilissimo, meno 3, palla in mano, Panathinaikos. E 8 punti di Middleton sono veramente molto importanti. Sanchez dal palleggio non lo chiude, dà via una palla schiacciata per terra veramente col contagiri per Bodiroga, che lavora dal palleggio contro Milic, tiene il suo perno, tiro impossibile e lo sbaglia, tocca Savic, perfezione, recupero Putka che poi viene fermato con un fallo duretto, anziché no, da parte di Cory Albano. Dicevamo 8 punti di Middleton, ma sono importanti
qui il fallo di Albano, chiaro, perché i lunghi come produzione offensiva sono il problema del Panathinaikos. Normalmente per la squadra di Obradovic arriva poco più del 35% dei punti dal settore lunghi. Tanto per darvi un'idea, la skipper ne segna oltre la metà, 51,5%, quindi averne 8 in meno di tre quarti da Middleton significa equilibrare un po' le cose. Fucca, fronte a canestro, contro Albano, prende il centro dell'area, altro fischio contro Cori Albano, altre proteste, ma Albano non ha vinto troppe Euroleghe, deve stare attento a quello che può permettersi. Infatti Gianni Rogers per Albano, buona mossa dalla parte di Greg, che Albano non ha il minimo indizio di come marcare Gregor Fucca. Però Flavio, abbiamo visto un raro errore di forzatura di Bodie Roger, l'ultima azione marcata molto bene da Milic, ha forzato il tiro e stanno pagando qui. Fucca sbaglia il primo dei due tiri liberi in questa Eurolega, non è mai andato sotto i 19 punti realizzati, tranne che a Po, dove ha perso la skipper, dove lui aveva grossi problemi con la mano e dove ha segnato 7 punti in 21 minuti in una partita che comunque ha fatto scattare una molla, secondo me, nell'ambiente Fortitudo e che poi ha condotto anche la squadra e l'ambiente stesso alla vittoria nel derby. Dopo quella partita un chiarimento molto franco tra lo stesso Gregor Fucca e il suo allenatore, secondo fallo di Savic, che è primatista mondiale dei falli non per minuto ma per secondo. Esattamente, qui Johnny Rogers, che ha una tecnica stranissima, sbaglia un tiro libero veramente di un'importanza capitale. È anche il primo errore ai liberi in Eurolega per Rogers, che aveva 8 su 8. Rogers non è abituato a tirare i liberi. In 119 minuti di campionato greco, quanti ne ha tirati? Zero. Ma è un giocatore che gioca 2-10, che gioca fuori con un grande tiro. Però qui ha sbagliato due importanti. Milic vuole incrociare, va nel traffico, forse sbaglia, rimbalzo dello stesso Rogers, poi Bodiroga per Pepe Sanchez, Middleton in post basso a battagliare a sportellate con Zoran Savic, si alza Rogers, lascia spazio per la linea di fondo di Mulaomerovic che cerca un passaggio troppo difficile, recupero perfezionato da Milic, va da Goldwire, arresto e tiro in transizione, gli esce, rimbalzo lungo che Milic strappa molto bene a Middleton, poi difende la palla, gioca con Gregor Fucca, controtempo dell'uomo volante. 2 per Marco Milic. Wow, 2 sbagliate lì e anche 2 fatti qui, quindi grande momento della Fortitudo. 4 su 5 da 2, 8 punti per Marco Milic, 5 di vantaggio per la skipper, pick and roll tra Sanchez e Middleton, palla riaperta per Middleton, che roba, Sanchez che fa tirare libero veramente chiunque, Middleton questa volta sbaglia, il recupero perfezionato per la skipper e la palla affidata alle mani di Goldwire, difesa che rimane individuale. Ma Middleton lascia molto spazio a Zoran Savic per chiudere sulle penetrazioni, in questo caso di Goldwire, recupero per Sanchez, arresto e tiro in transizione, Sanchez in doppia cifra. Wow, Sanchez sta giocando molto bene, tirando molto bene, e quando lui gioca così veramente fa ricordare un pochettino Mike D'Antoni, eh? Veramente miracolosi comunque gli 11 punti di Sanchez con 2 minuti e mezzo sul cronometro del terzo quarto, come detto quest'anno mai in doppia cifra in campionato, mai in doppia cifra in Eurolega, anticipo di Rogers, ma la palla arriva comunque a Gregor Fucca, Fucca attacca dal palleggio, prende il centro dell'area, non c'è la minima forza competente per queste giocate di Gregor. Veramente un canestro veramente di importanza capitale e Obradovic ce la prende con Rogers. Eccolo Gregor Fucca, che Rogers ricorda sicuramente nella sua avventura italiana con la maglia di Trieste, era la stessa maglia del signor Dejan Bodiroga. Un Bodiroga che qui ritrova proprio Gregor Fucca, eccolo ai tempi della Stefanel di Trieste, stagioni 92-93, 93-94, prima di cambiare la città ma non lo sponsor, 68 gare con Tanevic e Bonicioli sulla panchina, oltre 19 punti di media, un assist, 6, sempre di media, con lui c'era Fucca, con lui c'era Sandro De Paul, che peraltro stasera non è suo avversario per le note vicende di contratto. Eccolo qui Fucca, eccolo qui Dejan Bodiroga, un giocatore tutto diverso, una visione alla Van Gogh di Boscia Tanevic. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ah, esattamente, Tanevic ha plasmato questi due giocatori qui, creato, cioè pochi allenatori sono in grado di fare questo, Tanevic è uno di quei pochi.
Un altro compagno, non di merende ma di avventura, era Claudio Piluti, che finora stasera non è entrato. Ce ne sono 16 per Dejan Bodiroga, 2-14 per chiudere il terzo quarto, 5-9 Skipper, 5-4 Panathinaikos dopo il timeout. Pietro Colnaghi. Matteo Bonicioli ha detto i suoi, sono nel bonus, quindi noi andiamo quando abbiamo 2 metri di vantaggio sul nostro avversario, in difesa stare attaccati ai nostri uomini, non come è successo adesso. Intanto buon taglio per Middleton e Middleton va a giocare vicino a canestro e a guadagnarsi un altro fallo per 2 tiri liberi. Assolutamente il Panathinaikos ha bisogno di avere qualcosa da quella posizione del campo. Come dicevamo, finora il Panathinaikos ha avuto 215 punti dai lunghi, 603 che ha segnato nelle prime 7 gare di Eurolega. Pensate che Fusca da solo ne ha fatti 162 per la squadra. Hai dato tu, infatti, a parte le statistiche che sono veramente un'indicazione, vederli in campo, tu vedi che giocano in una maniera diversa dalla Forza Tutto alle 2 dimensioni, dentro e fuori, fuori e dentro, loro fuori e basta. Intanto c'è un curioso tiro libero in sospensione, in jump per Middleton che lo sbaglia, rimane a quota 9 e sono 4 i punti da recuperare per il Panathinaikos. Ultimi 2 minuti del terzo quarto, Savic pronto a ribaltare, mette la palla nelle mani di Meneghin, sale Galanda per il pick and roll, arresto e tiro di Andrea Meneghin, canestro di classe purissima, una tripla in faccia al difensore, 2 su 4 da 3, 13 punti silenziosissimi per Andrea Meneghin. Savic cambia e finisce su Bodiroga, che ovviamente lo attaccherà dal palleggio. Ecco il perno di Dejan sull'ex compagno di nazionale, giocata fin troppo facile se sei un computer come Bodiroga. Bodiroga, a vedere lui giocare, a vedere un'enciclopedia e basta, e da meno 7 a meno 5 sono sempre in partita. Goldwire per Galanda, per Milic, per Meneghin che può attaccare Mula Omerovic, va ancora Meneghin dal palleggio, si butta dentro, trova il raddoppio, palla fuori per Goldwire, nell'angolo per Milic, il piazzato da 3 di Milic che scavalca il tabellone. Ripeto, 0 su 12 da 3 nel campionato italiano, finora 1 su 2 in Eurolega, diciamo che non è il pezzo migliore del repertorio e chiudiamola lì. Se lui vuole essere un grande giocatore deve perfezionare il tiro da 3 e il tiro da fuori. Nell'attesa però avete visto forse sullo sfondo Bonicioli che gli diceva guarda, metti la palla per terra e vai fino in fondo a schiacciare, che per adesso è un po' più facile. Mano sinistra di Bodiroga e fallo in attacco, non vale il canestro, fallo in attacco di Dejan Bodiroga, muove bene i piedi Milic, andiamo a rivedere, attenzione alla spalla di Bodiroga e al petto di Milic. Hai ragione tu Flavio, però è molto discutibile questo, ok? Io come arbitro avrei fischiato fallo a Milic, infatti Bodiroga ancora incredulo di questo, ma deve continuare a giocare. Il palleggio per Goldwire che è preso da Pepe Sanchez, c'è Rogers per Galanda e c'è Middleton per Savic, mentre Mula Omerovic segue Meneghin e Bodiroga Milic. Goldwire alza per Savic, palla dentro, torna fuori per Galanda, deviazione di Sanchez che legge molto bene la situazione, 4 secondi a disposizione della skipper per andare al tiro. Sanchez che legge il gioco non solo in attacco ma anche in difesa, ha veramente messo una mano su una giocata molto molto buona della skipper, che adesso deve accelerare i tempi. Goldwire si butta dentro, suona la sirena dei 24 secondi, non c'è fallo, palla per i Panathinaikos. Ci deve essere qualcosa fischiato perché era un contatto, c'era, Flavio, forse qui non ha fischiato il fallo a danno di Bodiroga, pareggiato con questo qui da questa parte qua, cioè compensazione arbitrale. Discrepanza di circa 3 secondi tra cronometro di 24 e cronometro della partita. Rogers l'arresto, riapre per Dejan Bodiroga. Bodiroga sempre preso da Milic, lo attacca Savic, finta il flottaggio, poi Rogers da 3 va corto, bel rimbalzo di Milic, 3 secondi, attenzione, adesso Milic però chiede un po' troppo e addirittura lascia anche quasi un secondo sul cronometro agli avversari per tentare il colpo. È una serata strana, lo cercano tutti allo scadere dopo quello che è riuscito a Gianluca Basile. Vediamo chi effettua la rimessa, attenzione a Sanchez che ha le mani anche per un passaggio baseball lungo. Savic chiede qualcosa agli arbitri, non so esattamente di cosa si tratti, semplicemente si tratta di stabilire il punto della rimessa. Il Panathinaikos voleva avanzare ma non c'è ovviamente una situazione simile, semplicemente il lancio che viene effettuato da Bodiroga e poi Sanchez comunque trova il tabellone con la mano sinistra. Veramente hai giocato in America.
Cup, la colonna a destra in campionato, tutto molto bene. Gregor sta giocando molto bene e questi sono i tiri liberi tentati, ma pensa quello che entra prima del bonus e ne rimette la palla. Quanti falli subisce lui in partita? Una valanga. Mula Omerovic dal palleggio per Johnny Rogers, il tiro dalla media distanza a bersaglio, sarà un quarto periodo tutto da seguire. Meno tre Panathinaikos, andiamo da Pietro Colnago a sentire cosa ha chiesto coach Bonicioli. Coach Bonicioli ha parlato della difesa su Dejan Bodiroga, che però non è in campo, ha detto nessuno deve cambiare con l'avversario diretto di Dejan Bodiroga, quindi Milic, il deputato per marcarlo, deve stare vicino a lui. Poi in attacco cerchiamo le cose facili, i tiri da tre ancora, ma sbaglia, tocca al vertice, tocca Sanchez, perfeziona il controllo Johnny Rogers ed è un attacco importantissimo per il Panathinaikos. Panathinaikos che lavora dal palleggio con Pepe Sanchez, poi Rogers riceve al vertice, scivola, deve rialzarsi perché non viene ravvisato dagli arbitri, un fallo nel contatto con Milic, 5 secondi per andare al tiro per la squadra greca, ancora Sanchez gli strappa la palla a Goldwyer, poi Sanchez allo scadere dei 24 non arriva il ferro ed è infrazione di 24 secondi. Bella vittoria della difesa, Skipper. Ma molto ben fatta la difesa, Skipper. E Sanchez non ha gestito bene questa palla. Skipper deve far vedere che ancora, come nel campionato Foxy Cup, squadra del quarto di gioco. Ha già fatto il rimonte. Vediamo se resiste l'assalto della Panathinaikos. Mula Omerovic contro Meneghin, che attacca il canestro, scarica verso Savic, deviazione di Sanchez. Io continuo a esaltarmi ogni volta che vedo Meneghin andare verso canestro, anche perché avete visto la padronanza di controllo di palla ed è veramente una situazione che al momento sorprende i difensori, anche perché non viene messa in atto con grande frequenza. Puska che penetra a sua volta, spazi malmessi con Basile, cerca di salvare tutto Andrea Meneghin, Marco Milic, poi il tiro da lontano che viene sbagliato e a 24 secondi risponde 24 secondi. Rischiamo di dispiacere, sfondamento qui, sfondamento là, 24 qui, 24 là, però c'è l'attenzione perché ci sono due super squadra in campo questa sera, Flavio, una partita veramente eccellente. 17 perse per la Skipper, 19 addirittura per il Panathinaikos e diventano 20 con recupero di Gianluca Basile che attacca Sanchez, alza per Marco Milic, deviazione volante e se avesse avuto miglior posizione sarebbe arrivata anche con una schiacciata tonante. Due spettacolari e importanti soprattutto per Marco Milic, comunque buona partita per il giocatore sloveno, il pick and roll tra Mula Omerovic e Middleton, un altro giocato da Mula Omerovic con Rogers che è libero per ricevere, Mula Omerovic si butta comunque dentro, yeah, cerca e trova il contatto ed è a proprio vantaggio. Well, Flavio, tu sai che Mula ha giocato molto bene i primi due quarti qui, ma lui è un giocatore che fa un errore, una decisione sbagliata, è proprio un giocatore che nel momento più cruciale ti rovina la partita. Intanto è quarto fallo per Andrea Meneghin e quello dei falli è un problema abbastanza storico di Andrea, un Andrea Meneghin che in Eurolega viaggia a 4,4 falli di media, quindi è sempre al limite dell'eliminazione da una partita. Solo 6 giocatori commettono più falli di lui per media. Palla dentro per Middleton, arriva l'aiuto di Milic e anche Middleton deve cambiare la traiettoria di tiro, poi segue il rimbalzo, subisce il fallo che dovrebbe essere ed è di Anthony Goldwyer. Comunque Milic vola, non c'è un altro verbo da usare, è una potenza dei gambe nonostante la stazza che ha lui, veramente è un'aquila lui, eh? Rimessa dalla linea di fondo che viene effettuata dal Panathinaikos con Albertis, poi Middleton per Pepe Sanchez. Sanchez che chiama il gioco pollice, si lavora lungo la linea di fondo per Albertis, mette a posto i piedi, prende il tiro, lo sbaglia. Non diremo mai più niente su Albertis che finora ha fatto molto poco in questa partita, ma ci ha già punito in una situazione molto molto simile. Ricezione per Marco Milic, blocco per Fucca, sale Goldwyer per ricevere, palla dentro per Fucca, accoppiato con Rogers, può attaccarlo dal palleggio, lo fa solo parzialmente, poi Milic dentro contro Albertis, tira corto, rimbalzo dello stesso Albertis che spara un passaggio fortissimo in mano Mula Omerovic, gran controllo di Mula Omerovic, ricezione per il croato, arriva anche Albertis che passa sul blocco di Middleton, ma il Panathinaikos vuole ricominciare l'attacco dalla zona centrale del campo. Mula Omerovic in penetrazione, ributta fuori per Albertis, il piazzato di Albertis troppo facile, scontato. Well, ha sbagliato uno dall'angolo sinistro ma non qui,
Obradovic parla con gli arbitri ancora, ma ce l'ha Bodirovo in panchina. Io sono Obradovic, metto Dejan in partita. Primo canestro e primi tre punti di Albertis in questa gara, palla dentro per Fucca, morbido il tiro ma gli esce, poi tocca Rogers ma la palla schizza nelle mani di Colguire. Ultimi sei minuti e mezzo di gara, Fucca accoppiato addirittura con Sanchez, legge l'aiuto di Albertis, scarica per Savic, il ferro sputa il suo pallone, poi il rimbalzo di Middleton. Questo non è un bel break onestamente per la skipper. Linea di fondo di Albertis, scarico per Rogers, sta un po' ballando la difesa della Fortitudo. Bonicioli infatti chiede un time out, mette palla per terra Rogers, adesso Basile si riaccoppia con Albertis che trova il suo compagno rosso di capelli e Sanchez da tre va a bersaglio, canestro da tre micidiale di Pepe Sanchez. E sorpasso Flavio, la prima volta in testa in questa partita Panathinaikos, proprio 65-64. Un Panathinaikos che vedete sa trovare l'uomo libero e lo sa trovare in molte situazioni qui. Ultimi sei minuti di gioco, il palleggio di Basile in quintetto con Meneghin, Galanda, Eftimov e Fucca, dunque tre lunghi per la skipper. Fucca per Andrea Meneghin accoppiato con Mula Omerovic, completano il quintetto Albertis, Middleton, Sanchez e Rogers, ancora la difesa del Panathinaikos, Meneghin deve salvarsi, alza la parabola allo scadere dei 24, è infrazione, momento di grande difficoltà per la skipper. Sentiamo da Pietro Colnago cosa ha detto nel time out Matteo Bonicioli. Bonicioli ha confermato il fatto che è il momento difficilissimo, i giochi devono essere eseguiti bene, non andare a cercare tiri difficili in attacco, UCLA sul lato contrario di Gregor Fucca, in difesa invece aumentare l'aggressività senza fare fallo. Meneghin ha quattro falli, muove i piedi contro Mula Omerovic, gli riesce una specie di miracolo molto importante. Sanchez contro Basile, non c'è fallo secondo gli arbitri, Basile dentro per Eftimo che riapre per Basile, buona circolazione, Fucca tira ma corto, Sanchez si mette una mano e questa è intelligenza, questa è presenza. Ma veramente lui è un giocatore di intelligenza straordinaria, quasi concessi un tiro da tre a Johnny Rogers qui, però giocano come tutte le squadre brave, con calma, organizzazione e grande pazienza. Guardate come mette la palla dietro i blocchi Sanchez, Albertis sbaglia ma c'è un fischio contro la difesa skipper. Questa è una palla che solo un grande tiratore può comprendere nella sua perfezione. Poi il gioco non si è sviluppato perché è arrivato il fischio sul fallo di Galanda che inseguiva il blocco, ma fantastico. Ma tu hai detto una cosa prima Flavio, Sanchez che esce adesso, il miglior passatore in Europa per dare la palla al tiratore quando esce dal blocco nel momento giusto. Assolutamente d'accordo, Sanchez adesso va a prendere un riposo in panchina. Bodiroga sul terreno di gioco per il quintetto alto del Panathinaikos con Albertis e Bodiroga esterni, quindi siamo ben oltre i due metri assieme ad Amir Mula Omerovic che gioca da playmaker, vedremo tanti pick and roll, eccone uno con Rogers giocato da Mula Omerovic, c'è Eftimov per Middleton, il palleggio di Mula Omerovic, attacca il centro dell'area, che canestro Mula Mula. Ah, devastante, e poi ha fatto una scelta sbagliata, più tre Panathinaikos, ultimi 4 minuti e mezzo Flavio. Meneghin in campo con 4 falli, Basile che scambia con Fucca, Meneghin esce dal blocco di Galanda, è pronto a mettere palla per terra, la dà invece dentro per Jack che è seguito da Albertis. Buon lavoro di Giacomo Galanda, di forza a cercare di trovare il contatto falloso di Francisco Salverno. Well, veramente Galanda ha giocato bene, ha avuto la sua idea, ha seguito questo qui e Alberto stava giocando con grande gioco difensivo di petto, si dice. Sanchez ha preso un colpo alla gamba, Flavio, uno dei motivi per cui è uscito in piedi riscaldandosi a nostra destra e a nostra postazione. Tiri liberi per Giacomo Galanda, il primo va a bersaglio per questo giocatore che in doppia cifra in campionato ci è andato solo 2 volte su 12 partite, tutte e due le volte in trasferta e tutte e due le volte quando ha messo 2 triple su 3. Nelle altre partite ha tirato male da 3 e mai è riuscito ad andare in doppia cifra, qui mette dei liberi di fondamentale importanza, torna a meno 1 la skipper. Bodiroga contro Meneghin, palla per Rogers dal mezzo angolo, il tiro è sbagliato, ci mette una mano molto bene Basile e poi può ripartire la transizione della Fortitudo che ha la palla del sorpasso nelle mani. Basile la schiaccia per terra per Eftimo che pasticcia un po' con la ricezione, riesce comunque a farla giungere a Galanda, arriva il fischio di Radic lontano dalla palla, va contro Dejan Bodiroga che spingeva Gregor Fucca. Pensavo che fosse tecnico a Eftimo, invece è un'altra cosa.
Eccola qui la trattenuta di Bodiroga ai danni di Gregor Fucca. Bodiroga non è particolarmente d'accordo con il fischio arbitrale. Adesso 4 per Meneghin, ma 4 anche per Dean. Abbiamo parlato del suo passato in Italia, un passato in Italia e soprattutto un passato proprio con la maglia della Fortitudo. Ce l'ha Damir Mulaumerovic, che nella stagione 98-99 ha giocato proprio alla F, allora targata Team System. 33 partite in quel campionato italiano, quasi 12 punti, quasi 2 assist, quasi 2 recuperi e mezzo di media, massimi di 31 punti e di 10 rimbalzi, grande esplosione nei playoff di Eurolega, le vittorie di Atene proprio sul Panathinaikos e di Madrid contro il Real, poi la delusione di Monaco e la delusione di gara 5 in semifinale contro la Benetton. Qui vediamo Mulaumerovic contro l'Olympiakos nella finale terzo quarto posto. In quell'Olympiakos c'era anche Goldwire. Quella stagione la Fortitudo uscì dai playoff italiani contro la Benetton in una semifinale vinta dagli uomini proprio di Zelimir Obradovic, insomma vite parallele. Ma queste qui è... ci sono tanti ex qui, tutti cambiano squadra ma si trovano in campo, Obradovic, Goldwire, Mula eccetera, quindi si conoscono a memoria, occhi chiusi. 6-7-6-6 il vantaggio per il Panathinaikos, 3-41 da giocare per chiudere l'incontro dopo il time out. Pietro Colnago. Tutto il time out incentrato sul fatto che l'uomo marcato da Bodiroga deve giocare uno contro uno, se è marcato un piccolo come Meneghino o Basile, come in questo caso il gioco è pugno, se marcava Fucca il gioco doveva essere end off, però ora c'è uno sfondamento. C'è uno sfondamento di Basile e questo è un fischio alla luce del replay, diciamo pure non chiarissimo, Bonicioli è più o meno della nostra idea, lo avete visto, aveva già gioito pensando a un potenziale gioco da tre punti. La pallacanestro è uno sport non facile da arbitrare. Alvertis con un tiro incredibile, triplone di Fragiscos Alvertis, e in due azioni la vita a questo gioco ti può cambiare. Vediamo se la skipper ha la forza di riprendere in mano questa gara. Esce Meneghin dal blocco, prende il tiro da tre, è morbido ma lo sbaglia, il rimbalzo di Eftimov, arriva il fischio di Radic e va contro Giacomo Galanda. Giacomo cercava di prendere posizione per rimbalzo qui, vediamo qui questo di Alvertis che proprio è un siluro, come dici tu sempre, clave nel cuore proprio della Fortitudo, e qui un paio di tiri liberi da più 4, Panathinaikos rischia di dare più 6 e la Fortitudo dovrà giocare di recupero con grande freddezza. Brutte notizie per la Fortitudo, in lunetta c'è Fragiscos Alvertis, uno che i liberi li tira benino anziché no, ecco questa volta non gli portiamo fortuna, 87,1 in Eurolega, 83,3 in campionato greco, le cifre sono con noi ma non con Alvertis, è la prima esecuzione, la seconda significa più 5, Panathinaikos massimo vantaggio per la squadra di Obradovic, ultimi 3 minuti di gara, Meneghin può andare dal palleggio, trova invece Eftimov, il taglio di Fucca, Eftimov uno contro uno, perso dalla difesa, schiaccia Eftimov, onestamente gli è andata bene perché se avesse trovato un aiuto non so come se la sarebbe cavata. Sarebbe stato sfondamento e Obradovic sta pensando di usare per trattenere la palla alla fine, e certamente Sanchez, attenzione alla tattica Flavio. Galanda deve lavorare contro Alvertis, muove i piedi bene, Alvertis vuole forzare ancora, due canestri incredibili in fila di Fragiscos Alvertis. Well, Alvertis sta uccidendo la Fortitudo qui con questi canestri, è sempre più 5 per Panathinaikos, la Fortitudo a tempo deve mantenere la calma. Basile per Eftimov, fischia ancora Radic, ancora lontano dalla palla, questa volta il fischio va contro Johnny Rogers, esce Galanda e entra Zoran Savic, Bonicioli vuole esperienza, in precedenza l'uno contro uno di Eftimov, si stampa sul blocco di Galanda il difensore, ripeto, fosse arrivato un aiuto non lo avrebbe potuto vedere Eftimov che era in zingarata non facile da gestire, Fucca con un gran numero, rovesciata e rimbalzo d'attacco, la skipper c'è. Skipper c'è perché ha carattere Flavio, sono compatti, sono una squadra, non mi interessa come finirà la partita, loro ci sono.
Po' di roga, cerca ancora Albertis, poi va dall'altra parte per Mulaomerovic. Mulaomerovic sbaglia da vicino, Efimov col rimbalzo, arriva il fischio arbitrale, credo vada contro Johnny Rogers, e infatti così è, 1.55 al termine. Mulaomerovic ha sbagliato in precedenza, non ha sbagliato Gregor Fucka, guardate, due salti in un centesimo di secondo. Ma veramente le tappe in mano sinistra e Mulaomerovic, re degli errori che spezzano il cuore della propria squadra, ha fatto un altro errore qui. La ricezione per Gregor Fucka, poi Basile che torna da lui, il blocco di Savic, chiude il palleggio Meneghin, mette palla per terra Savic, 7 secondi per andare al tiro, non ha iniziato molto la skipper in questa situazione, Basile chiuso, 2 secondi, Savic allo scadere dei 24 ed è infrazione di 24 secondi. Ci vuole sì circolazione, ma ci vuole anche capacità di penetrare. Time out Bonicioli. Certa conta molto e guardate, sono tiri da tre che arrivano dalla circolazione, dal post basso, dal penetra e scarica. Abbiamo visto proprio tre tiri da tre arrivati. Ha detto i suoi, giochiamo con tre piccoli e quindi con Meneghin che va a marcare Albertis. Bodiroga invece è preso da Basile. Soprattutto non diamo spazio a loro in attacco, eseguiamo i giochi fin dall'inizio. Torna col Dwyer, mi sembra una mossa obbligata per avere qualcosa in attacco. Basile deve soffrire però qualcosa in termini di fisico contro Deambo di Roga che gli prende un tiro sulla testa ma lo sbaglia. Per rimbalzo di Zoran Savic, ultimo minuto e 10, la skipper con un attacco importantissimo. Adesso qui avere tre piccoli è chiaramente un vantaggio, blocchi durissimi di Savic che fa un po' di autoscontro. Adesso è preso da Deambo di Roga, altra ricezione per Basile da tre a Zanna, la giugulare del Panathinaikos, parità al 73. Ultimo minuto. Hanno fatto quei due giochi, fermato in difesa, segnato tre in attacco. Grande la fortitudine. Mulaomerovic dal palleggio, picchera l'alto centrale con Johnny Rogers, si apre per ricevere, attacca dal palleggio Fucka, rimette nelle mani di Deambo di Roga, 8 secondi per tirare, ancora isolamento per Bo di Roga e questa volta sono due di classe purissima per Deambo di Roga, continua a correre il cronometro. Goldwyer, attenzione a un altro possibile tiro da tre per la skipper, discrepanza di 11-12 secondi tra cronometro gara e cronometro di 24. Basile, linea di fondo, va fino in fondo, subisce il contatto falloso, vorrebbe addirittura un fallo antisportivo la skipper, ma non c'è assolutamente una fattispecie del genere. C'è il time out invece, 22 secondi e mezzo circa alla fine. Well, Flavio, lui deve fare 2 su 2 per pareggiare e poi la fortitudine deve difendere perché l'ultimo tiro andrà alla Panathinaikos. Eccola l'avventura lungo la linea di fondo di Basile, vede il cambio, attacca Middleton, fa bene, poi arriva il contatto, è un contatto duro da dietro, ma qui sicuramente è andata per la palla la difesa alla ripresa delle operazioni. Tu Flavio, conosciamo questo ragazzo qui dagli europei con quel canestro fatale per l'Italia e guarda questo canestro qui Flavio, proprio cadendo indietro. Chiaro Bonicioli ha detto, se ne segna tutte e due subito, fallo immediato su Middleton, se ne segna uno ancora fallo immediato su Middleton, se non ne segna neanche uno difendiamo fino alla fine. Intanto i tiri liberi per Basile, la speranza di Bonicioli ovviamente che ne segni due, ma invece il primo è sbagliato e a questo punto comunque il Panathinaikos non deve più tirare, deve mettere la palla nelle mani dei migliori tiratori di liberi possibilmente. Si sta organizzando proprio in questo senso Bradovic che dice a Middleton vai a fare la rimessa così non ce l'hai in mano. Quando viene dentro al campo Basile con secondo lo mette a segno, uno di vantaggio per il Panathinaikos, si allacciano Fucka e Rogers, la palla va in mano a Bo di Roga, arriva il fallo di Meneghin, 21 secondi circa da giocare, quinto fallo sì di Meneghin ma è lunghissima, sei molto tempo da giocare, se io sono lui metto Sanchez in campo, infatti Sanchez va dentro, l'avrei messo prima. Ah, non so come tirerà Sanchez i tiri liberi sotto pressione, Flavio. Dimmi, Meneghin esce, Galante entra. Sappiamo come li tira Deambo di Roga, di solito li tira piuttosto bene. Va in campo Giacomo Galanda, credo che l'idea di Matteo Bonicioli sia di avere in campo il massimo numero di tiratori da tre possibili, perché se Bo di Roga fa 2 su 2, la fortitudo, se non viene fermata con un fallo, può tentare la tripla del potenziale pareggio. Squadra di O'Brien fa fallo tattico subito, questa è matta, infatti O'Brien seduto sul fallo del cubo di cambi lì. Bo di Roga nasce lui, due tiri liberi che pesano. Ovviamente cerca di disturbarlo il pubblico che non è straboccante per la verità stasera al Paladozza. Bo di Roga ha visto un po' di queste situazioni, va a bersaglio,
tiratore da 74% ai liberi in Eurolega prima di questa gara, ma 86% abbondante nel campionato greco, e soprattutto quando c'è la pressione da gestire è l'uomo giusto. 5 su 5 finora, qualcuno ha tirato qualcosa in campo, evidentemente non gli basta neppure vedere una partita così bella per capire cosa è lo sport. Anche Flavio, come diceva l'avvocato Porole sempre, c'è anche spettacolo nell'incertezza del risultato. Qui abbiamo il massimo. Bodiroga, che per esempio ha avuto prestazioni quest'anno ai liberi da 12 su 12 nella gara contro i Peristeri, in cui ha messo 32 punti con 4 su 7 da 3, e la gara in cui si è infortunato Kutluay, che potrebbe rientrare a febbraio in campionato e in Eurolega con il Panathinaikos, quando rientrerà anche Kalajdzic ed eventualmente Obradovic, potrebbe anche avere grossi problemi di abbondanza. Per adesso comunque l'importante è questo tiro libero di Dejan Bodiroga e poi il conseguente attacco della skipper, difficoltà indicibile per Bodiroga, che è rimasto lì fermo, congelato per parecchi secondi, cerca la concentrazione, la trova, gran canestro per Bodiroga, e adesso esce perché ha 4 falli, torna Sanchez, ovviamente Bodiroga alla prima occasione utile rientrerà in campo per l'azione offensiva. Vediamo qual è l'idea di Obradovic, niente fallo e cambio sistematico, non c'è bisogno di cambiare. Savic dal palleggio combina un mezzo pasticcio, Sanchez non va per la palla e la panchina si infuria con lui, la palla rimane alla skipper, 7-7-7-4, poco meno di 11 secondi da giocare, vediamo se adesso arriva o meno il fallo tattico, ha chiesto Lumi in merito a Sanchez, arriva un fallo che non so se è tattico ma che comunque arriva, sì, di Middleton su Savic. Però non ferma il cronometro non parte, però è una buona idea perché due possono fare, tre no, esce Sanchez, entra Dejan Bodiroga di nuovo, esce Galanda e per rimbalzo entra Eftimo. Esatto, adesso chiaramente l'idea di Bodiccioli è quella, se Savic mette il primo, di valutare la possibilità che sbagli intenzionalmente il secondo. A rimbalzo vanno Fucka e Eftimo, sono due rimbalzisti d'attacco terrificanti. Soprattutto Gregor con questa apertura di braccia, quindi attenzione, grande, molto interessante questo. Doveva andare dentro il primo, è andato. Intanto Savic segna il primo, adesso vediamo, si sono parlati Eftimov e Fucka, potrebbero anche pintare la direzione a rimbalzo, Savic tira per segnare e segna, 10 secondi e 91 centesimi al termine, Alvertis con una rimessa difficile, va da Dejan Bodiroga che lavora dal palleggio, alla fine arriva il fallo di Fucka, 7-7. 7-6, vantaggio Panathinaikos, 8 secondi, 20 centesimi, che finale. Voilà, un altro paio di tiri liberi per Bodiroga che pesano tanto, tanto ma tanto. Grande partita, grande tensione, grande tattica. E questa volta Flavio, esce Eftimov dentro Milic per velocità in attacco. Attenzione adesso Flavio per il fallo tattico dalla parte del Panathinaikos, perché vale la pena. A questo punto secondo me vale la pena, secondo me è sempre bene ha fatto in precedenza a non commetterlo, o meglio a non farlo commettere Obradovic. Finora la statistica ai liberi dice 6 su 6 per Dejan Bodiroga, altre due conclusioni molto importanti, cerca la concentrazione, non è facile trovarla, il primo va a bersaglio, peraltro compagni di Dejan non hanno tirato benissimo i tiri liberi, ma lui li sta tirando in maniera perfetta dall'altra parte, la Fortitudo ha un 16 su 24 che è buono ma non buonissimo. Secondo tiro libero per Bodiroga è quello che conta, e ancora una volta a bersaglio, 4 liberi dentro per Bodiroga, ancora lo stesso cambio di prima, fuori lui con 4 falli, dentro Sanchez, vediamo se per commettere o meno un fallo tattico, il palleggio di Goldwire, Vulomerovic lavora contro di lui, gli caccia la palla, bravo, commette il fallo a 3.85 dal termine. Qui forse Goldwire avrebbe dovuto cercare lo scarico prima. Goldwire ha sbagliato a tenere la palla, tu devi invitare la difesa e poi scaricare la palla a qualcuno che è libero da tre. Entra Bodiroga ancora e dice, ehi ragazzi, taglia fuori, ok? Perché questa volta Flavio, matematico, Goldwire deve fare prima e 3.85, deve sbagliare il secondo. E Gregor e compagnia, ma non c'è Gregor sotto questa volta. Goldwire col primo libero a bersaglio, Fucka rimane lontano dalla corsia di rimbalzo dove vanno Savic e Eftimo, Fucka entrerà tutta e infatti entra, attenzione, prende la palla ma gliela leva proprio Eftimo e il Panathinaikos passa al paladozza. Non vale l'ultimo canestro di Mula Omerovic, Eftimo ovviamente non volendolo ha levato la palla a Gregor, sì. Fucka, azione tutta da rivedere, tutta da rivedere quella dei tiri liberi,
Fucca probabilmente sì. ha commesso anche un'infrazione, però gli arbitri non avevano fischiato. A quel punto poteva arrivare il canestro, la disperazione di Eftimov. I commenti con Dejan Bodiroga. Sì, siamo qui con Dejan Bodiroga in mezzo ai suoi. Dejan, Dejan.